Eccola lì, la contrada. Questo scorcio, da questo posto, è una delle visioni più magiche del mondo, secondo me. Perché io quando mi fermo qui a guardare quelle case antiche, fatte di pietra, sospese sulla montagna, mi rivedo bambina a giocare nel prato e rivedo anche le persone che non ci sono più e che hanno passato dei giorni felici qui. Rivedo il mio papà, mia nonna, i contadini della casa vicina. Secondo me questo è il luogo più bello di questo posto, più magico. Così antico, così solitario, guardate, è circondato da boschi fittissimi. Io vengo qui a cercare delle risposte certe volte. È diventato un luogo dell'inconscio. Me lo sogno spesso. Guardate il rosso abbagliante di queste rose. Un'antica fontana. E questo, guardate, qui ci sono tantissimi noccioli. C'è stata la notte di San Giovanni e sapete che una delle leggende dell'Alessinia dice che in quella notte le streghe frugano nei cespugli di nocciolo per cercare un ramo d'oro che darà loro potere. Chissà se l'hanno trovato. Ah, guardate questa pianta, è la lunaria. Vedete che ha queste foglie piatte con i semi dentro? Era tanto che non ne vedevo una così. Forse proverò a piantarla. Lunaria, mi piace tantissimo questo nome e vorrei usarlo per un mio progetto. Adesso torno perché è mezzogiorno e mezzo, non c'è nessuno. Sono riuscita a salire qui perché a mezzogiorno gli operai che stanno facendo i lavori di sistemazione della strada sono in pausa e torno a casa. C'è un sole fortissimo. Solo qui, in questo luogo, c'è questo profumo di piante, un profumo aromatico, meraviglioso, di piante che mi riporta immediatamente indietro di tanti, tanti anni.
c'è anche in altri luoghi della Lessinia, anche nel paesino, appena si arriva si sente subito che l'aria è diversa, però quando salgo qui c'è un profumo intensissimo di piante buone, di menta, di artemisia, di fieno. È una meraviglia. Questo è il mio bottino, la lunaria, e voglio provare a piantarla, ma forse i semi non sono maturi. Sì, forse bisognava aspettare che fossero secche queste lune. E poi questi piccoli germoglietti di piantina grassa, che crescono tantissimo. Voglio fare un vasetto da mettere dentro una gabbietta shabby chic che ho appeso alla ringhiera del balcone.